Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati! Il piano di razionalizzazione delle società partecipate della Regione è stato al centro della discussione in Consiglio regionale con la comunicazione dell'assessore competente. Il piano prevede la riorganizzazione del portafoglio azionario con un riordino complessivo delle partecipazioni e l'introduzione di una serie di vincoli operativi e retributivi. Dopo ampio dibattito, il provvedimento è stato rinviato in commissione per approfondimenti. In terza commissione è iniziato l'esame delle tre proposte di riforma della caccia. Il primo è il disegno di legge della Giunta regionale. L'articolato rivede la gestione, la tutela faunistica e la programmazione del territorio rurale piemontese. Le altre due sono le proposte di legge presentate rispettivamente dal gruppo Verdi Verdi, la prima, e dai gruppi Insieme per Bresso, Federazione della Sinistra, SEL e di un consigliere del PD. È stato pubblicato l'avviso per presentare le domande per la costituzione dell'elenco dei candidati al Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Piemonte, che dovranno pervenire entro il 6 giugno 2013. Avviso e modulistica sono sul sito del Consiglio regionale. Il confronto tra la nuova etichetta europea e quella narrante è stato al centro della conferenza alla Biblioteca della Regione. Sull'argomento sono intervenuti Erika Varese, del Dipartimento di Scienze Merceologiche dell'Università di Torino, e Piero Sardo, presidente della Fondazione Slow Food per la Biodiversità. 78 studenti di 13 istituti superiori del Piemonte hanno partecipato al viaggio studio in Austria, al campo di concentramento di Mauthausen e al memoriale di Giessen. È stato il premio per aver vinto l'annuale progetto di storia contemporanea promosso dal Comitato Regionale Resistenza e Costituzione in collaborazione con le province piemontesi e la direzione dell'ufficio scolastico regionale. Con l'appuntamento di Valle Mosso, Biella, di venerdì 7 giugno, si conclude il primo ciclo di presentazioni del progetto La Città Sicura, promosso dalla Consulta delle Elette, un piccolo manuale indirizzato in particolare alle donne per muoversi in città in tutta sicurezza. A settembre riprenderanno le presentazioni in altri comuni del Piemonte. Fino al 28 giugno a Torino, Palazzo Lascaris, la mostra Naturalmente, dipinti e fogli botanici del Piemonte. In esposizione opere del pittore alessandrino Fabrizio Cordara e fotografie di Angelo Garoglio. La rassegna è promossa dal Consiglio regionale in collaborazione con il Museo regionale di Scienze Naturali. I 200 anni dalla nascita di due giganti della musica, Giuseppe Verdi e Richard Wagner, faranno da sfondo al tradizionale concerto per la Festa della Repubblica organizzato dal Consiglio regionale in collaborazione con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. L'appuntamento è per domenica 2 giugno alle 20.30 all'Auditorium RAI di Torino. L'ingresso è libero, fino a esaurimento posti, previo ritiro dell'invito presso gli sportelli dell'Auditorium. È tutto dal Consiglio regionale. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.